alzato la mano. Sì, si parlava di tecnologie avanti. Infatti, quando facevano le guerre, c'erano alcuni che dovevano comunicare con gli re. E se non erano telefonini, che cos'erano? L'arco del foto. Già, sì, è scritto le foto Non è un caso che si chiami iPhone. Amo? Cioè, Questa è una cosa che ti interessa. Questa roba, questa roba qui con tutti i vari pulsantini, così, è la descrizione del report biblico. Con tutti così. Si chiama iPhone, allora si chiamava iPhone. E senza questo non potevano comunicare con Yahweh se Yahweh non era vicino. E c'era un portatore di iPhone che se lo teneva. E quando Davide voleva comunicare con Yahweh, che era lontano, diceva al portatore di Efod, portami le foto. Questo si avvicinava, quando aveva le foto vicino parlava con Yahweh, altrimenti no. Chi ha fatto servizio? Cioè io quando ho letto certe cose nella Bibbia, siccome io ho fatto 15 mesi di naia in una compagnia d'assalto della NATO degli Alpini, e queste robe qui le ho viste decine di volte. C'era il marconista che aveva la radio e il comandante, il capitano della compagnia piuttosto che il tenente che comandava il plotone, portami con la radio, uguale. Quando l'ho letto nella Bibbia ho detto, cazzo, aveva 12 pulsanti, con ognuno chiamava una delle tribù. E invece quando erano nel campo comunicava attraverso due strutture che sono chiamate cherubim, cioè cherubini perché cherub in ebraico significa coprire, cioè che sta sopra, e che coprivano il tetto dell'arca dell'alleanza, che avevano due, sono chiamate ali, vuol dire due parti laterali, due pannelli laterali, e la Bibbia dice che Mosè parlava con Yahweh e sentiva la sua voce in mezzo a quei pannelli. L'arca dell'alleanza era un generatore di energia, un condensatore che usavano come arma in battaglia. Era pericolosissima, cioè poteva essere utilizzata e manovrata soltanto dal personale addestrato, soltanto dal personale vestito in un certo modo. Chi la toccava inavvertitamente moriva fulminato. Due racconti nella Bibbia: uno la tocca perché sta cadendo dal carro, la tiene sul crepa. Ma da dove arriva l'orca? Eh? Da dove arriva Da l'arca? modelli probabilmente egiziani. Ecco, perché c'è cioè, ho letto questa teoria che Sì. probabilmente era un condensatore Perché loro solido. ce l'avevano e producevano energia elettrica. E quindi è plausibile l'ipotesi che Noè e che Mosè possa averla Portata via. trafugata. Sì, ho portato via il modello, sì. Ho portato via il Sì, modello. è probabile. Troppo.